qualche spiegazione possa aiutarmi a trovare. Non si sente? Voce. Vi dirò qualche parola di presentazione prima di ogni brano, perché sono convinto che vi possa aiutare a comprendere e quindi a gustare meglio il concerto di stasera. Dunque, il primo brano in programma è di Jacob Arkadelt. Non a caso abbiamo scelto questo, perché è un compositore fiammingo, dato che la scuola fiamminga è stata la scuola musicale più importante a partire dal 1450 in Europa e quindi ancora per tutto il XVI secolo, tutto il periodo rinascimentale. Il brano si chiama Ave Maria, ma dopo vi spiegherò che c'è un piccolo mistero sotto. Qualche parola per capire meglio com'era lo stile della musica sacra del periodo rinascimentale. Rispetto al periodo precedente, in cui c'era una voce portante che faceva da sfondo e altre voci aggiunte in contrappunto, con la scuola fiamminga abbiamo uguale importanza di tutte le voci. Non ce n'è una che predomina, che fa la parte principale, e altre che accompagnano o che fanno un sottofondo. Tutte le voci hanno la stessa importanza e si sviluppa in maniera forse pure esagerata, l'imitazione. Cioè la melodia cantata da una voce viene ripetuta poi da un'altra voce, ad altre altezze, più in basso, più in alto, magari più lentamente, più velocemente, ma si sente la stessa melodia che circola da una voce all'altra. Questo predominerà per un paio di secoli, almeno in tutta la musica, almeno la musica sacra e in gran parte anche della musica profana. Thank you.
seguito tre villanelle, villanelle alla napolitana. Le prime due sono ancora di un fiammingo, Orlando di Lasso, che operò e visse gran parte della sua vita in Italia. Perché? Perché questi musicisti fiamminghi dal nord del Belgio e dalla parte nord orientale della Francia venivano in Italia? Perché in Italia c'era molto lavoro per i musicisti, bei tempi allora. Erano molto richiesti i maestri di cappella, maestri di musica presso tutte le corti, e quindi tantissimi fiamminghi vennero in Italia, tra cui Orlando di Lasso, che quindi imparò bene l'italiano e anche il napoletano, evidentemente, perché musicò delle villanelle in lingua napoletana. La prima di queste è Sto core mio. L'argomento è il solito argomento amoroso, ma non sarà solo questo l'argomento delle villanelle, dopo vi spiegherò di più. La prima strofa dice: Sto core mio, se fosse di diamante sarei spezzato, per tanto dolore quanto ne provo e sento a tutte l'ore. Nello stile della villanella, che è un po' simile a quello della chanson francese, le voci si muovono ad accordi, cioè dicono la stessa sillaba contemporaneamente, tranne in alcuni punti dove ci sono leggeri sfasamenti. Però noterete, rispetto alle armonie così soavi del pezzo precedente, maggiori dissonanze. Thank you.
un compositore veneto che pure ha scritto villanelle in napoletano. Nopulic mi è entrato nell'orecchio e notte e giorno mi fa pazziare, non saccio che cosa fare. Corri qua, corri là, piglia questo, piglia quello, dammi soccorso tu, mia bella, facciami bene. Questo è il testo della prima strofa. Non è l'unica villanella che affronta argomenti curiosi, popolari. Ce ne sono altre che prendono a soggetto, per esempio, lo strummolo. Sapete cos'è lo strummolo? Per i non napoletani è la trottola che si lanciava legata ad una funicella. Oppure la formicola, sento una formicola che mi sale sulla gamba. Nopulce,